una preghiera per Simone Camilli, uno dei vostri, che oggi se n'è andato in servizio. Preghiamo in silenzio. Allora, il Papa che ha voluto sottolineare il coraggio di questo giornalista, giovane giornalista, con la sua preghiera, ricordiamo anche le parole del padre di Simone, sono fiero di lui, ha detto appena saputa la notizia, domani i funerali appunto di Simone Camilli a Pitigliano. Una bara di legno di questi tempi a Gaza evidentemente non la trovi, allora va bene anche una fatta di cartone, bianco. Stretta da quello che sembra nastro adesivo, Simone Camilli ha lasciato così la striscia di Gaza, stamattina a destinazione Gerusalemme, poi insieme a genitori e sorella, accompagnati dal ministro degli esteri Mogherini, è stato imbarcato a Tel Aviv su un volo di Stato, arriverà a minuti all'aeroporto di Ciampino. Domani a Pitigliano i funerali del giovane reporter morto mentre riprendeva il disinnesco di un proiettile di cannone. Il viaggio di ritorno di Simone è iniziato in una Gaza senza esplosioni e colonne di fumo. La tregua concordata ieri è in scadenza lunedì regge e in quel che resta di decine tra quartieri, rioni e campi profughi non si può parlare certo di tornata a normalità. Certe zone sembrano essere state colpite da una bomba atomica, la paura che non sia finita è ancora tanta. Khalil al-Haya è uno dei negoziatori di Hamas al Cairo, rientrerà sabato nella capitale egiziana per riprendere gli incontri con i mediatori e i capi dei servizi di intelligence israeliani. Questa guerra, dice, ci è stata imposta e per questo abbiamo interesse che l'aggressione finisca. Non siamo interessati ad un nuovo scontro, ma se saremo costretti non ci tireremo indietro. Stiamo valutando con tutte le fazioni i termini di un accordo più lungo sulla base del piano egiziano. Ora i punti salienti per noi sono la fine dell'assedio israeliano e l'inizio della ricostruzione. Nel mezzo della tregua più seria, Benjamin Netanyahu, premier israeliano, vive comunque ore difficili. Con Barack Obama, ad esempio, il presidente notoriamente innervosito in queste settimane dalla gestione militare della crisi da parte degli israeliani, ha deciso infatti di bloccare un rifornimento di missili americani da elicottero Hellfire attesi dall'aviazione leggera e di controllare più attentamente le forniture di armi verso Israele dopo aver scoperto trasferimenti di materiale bellico privi della sua autorizzazione. Ne parlano oggi fonti stampa americane, mentre secondo i miliziani palestinesi delle brigate di Al-Aqsa, il braccio armato del partito fondato da Yasser Arafat al-Fatah, Benjamin Netanyahu starebbe ingannando per fini evidentemente politici il suo popolo, come mentendo sul numero reale dei soldati caduti a Gaza senza fornire cifre. Per i palestinesi sarebbero molti di più della sessantina sin qui dichiarata da Tzal dopo un mese di scontri.